Nel corso della prima visita, il dottore chiropratico valuterà le condizioni del paziente. La storia clinica del paziente viene redatta dal dottore. Sempre a scopo diagnostico viene eseguita una palpazione dei distretti cervicale e dorsale alla ricerca di eventuali contratture muscolari o di infiammazioni causate dalla pressione delle vertebre disallineate sulle fasce nervose. Viene effettuato un controllo sulla lunghezza degli arti inferiori. Il processo di compensazione vertebrale che tende a mantenere l'equilibrio corporeo in presenza di un disallineamento a livello cervicale superiore dà origine a torsioni spinali e contrazioni muscolari che fanno apparire una gamba più corta dell'altra a causa della rotazione ed inclinazione del bacino. Vedere è sapere, non vedere è tirare a indovinare. Seguendo questo monito, una volta determinata l'idoneità della patologia descritta dal paziente ad essere trattata con la tecnica atlante ortogonale, si rende necessaria l'acquisizione di immagini diagnostiche al fine di determinare con precisione il grado di disallineamento della vertebra atlante. In questo modo, la dottoressa potrà calcolare, servendosi di formule matematiche specifiche, l'angolo da impostare sullo strumento per la correzione del disallineamento che, lo ricordiamo, è assolutamente indolore. La dottoressa, tramite questa tecnologia innovativa, riporta atlante, colonna cervicale e scatola cranica nella loro posizione ortogonale, eliminando interferenze nei confronti del sistema nervoso. La correzione del disallineamento dell'atlante è stata verificata con un'indagine in videofluoroscopia che possiamo vedere nel riquadro. L'energia generata dallo strumento viene trasferita all'asticella metallica appoggiata su un punto preciso del collo sotto l'orecchio, provocando lo spostamento della vertebra atlante ed alleviando all'istante la compressione sulle fasce nervose. Il principio è lo stesso del pendolo di Newton. La prima pallina colpisce quella successiva, che non si muove ma trasmette l'onda d'urto all'ultima pallina, che subisce lo spostamento. Dopo l'intervento vengono ripetuti i controlli iniziali, palpazione di collo e colonna vertebrale, controllo degli arti inferiori, test posturale. Per evidenziare i possibili miglioramenti. Questo non sta a significare che i sintomi spariscono sempre immediatamente. Può accadere che i risultati siano immediati e significativi, ma va detto che quanto maggiore è il tempo trascorso dal manifestarsi della sintomatologia, tanto maggiore sarà la durata della terapia. In assenza di un trattamento adeguato, la sintomatologia è suscettibile di peggioramento ed i disturbi diventano più difficili da eliminare.